Ehi! Vuoi suonare? Sembra che il negozio sia chiuso. Guarda, ha appena aperto. Wow! Molto divertente. Finalmente ho capito come dimostrare che non sei in prigione. Ma davvero? Proprio così. E ora dimmi, come puoi essere in prigione se sei all'aria aperta? Questo è il cortile del carcere. E dove sarebbe la recinzione? Beh, non puoi vederla perché è una prigione molto grande. Già, non hai mai visto un carcere tanto grande prima d'ora? Certo che sì, ma questa non è una prigione. Questa qui è una città e io te lo dimostrerò. Shh, sta zitto o mi metterai nei pasticci con le guardie. Ascoltate, Ive, ho un piano per distruggere Jump City. E il primo passo da fare è... Primo passo? Oh, tu che compi il tuo primo passo. Il secondo è per salire sul vasino. Deve rimanere qui mentre tramiamo piani malvagi? Sì, ne abbiamo già parlato. Va bene, il piano inizia così. Questo non fa parte del piano. Beh, invece dovrebbe, perché è davvero adorabile. Cyborg! Grande piano, capo, senza paura! Non credi che io abbia capito che voi due fate degli scherzi? Oh. Adesso rimarrete insieme fin quando non farete pace! Che stanza noiosa. Se hai un sonaglio posso suonare. Nessun sonaglio. Ho solo strumenti con cui annientare i Titans. E in che modo può distruggerci? È un drone di sorveglianza. Scoprirà i vostri punti deboli. Fa troppo rumore. Lo sentiremmo da lontano. Coso, dammelo. Wow! Come ci riesci? Non sei l'unico genio degli oggetti. Guarda! Cyborg, non preoccuparti, arriva l'aiuto! Dobbiamo potenziare l'arsenale iniziando da queste armi! Che pettorali! Oh. Sono scintillanti! Scuoti il di dietro! Agita bene! Oh, sì! Vuoi vedere una cosa? Sempre. Allora guarda qui. Ciao, come va? Hai quasi colpito Sticky Joe. Ok, ne tiro un altro con gli occhi chiusi. Un attimo, e se lo colpissi? A chi importa? A me. Oh, va bene, ci provo in ogni caso. Ciao, come va? Non ti permetterò di lanciare altri coltelli su Sticky Joe! Mi stai dicendo che cosa fare? Qualcuno deve pur farlo!
Lotta! Che peccato. Speravo potessimo essere amiche. Ad ogni modo, pazienza. Rose Wilson, tu ritornerai in prigione. E se il carcere è questo, rimarrai qui. Perché avete quei vestiti? Glielo diciamo? Siamo andati alla scuola per fantastici. Cyborg, non preoccuparti, arriva l'aiuto. Dobbiamo potenziare l'arsenale iniziando da queste armi. Ah, che pettorali, sono scintillanti. Ascuati il di dietro, agita bene. Oh, sì! È bello vedere che andate d'accordo. Avete molte cose in comune. Avrei dovuto rapirti molto tempo fa, amico. Puoi dirlo forte. Se chiamano per il riscatto, chiedi le patatine. Ho fame. Per te, preparo io quelle piccanti. Migliori amici? No, migliori amici per sempre. Wow! Questo deve essere l'albero dell'universo! E infatti lo sono. Ti stavo aspettando, Robin. Tu parli? Sono l'albero magico di Elderliath e parlo molte lingue, alcune note solo ai demoni e al popolo fatato. Sono venuto a cercare un nuovo bastone. Ne hai già trovato uno, mi pare. Questo? Vedi, Robin, il senso del tuo viaggio non era trovare... È una radice, l'ho presa su una lurida montagna e c'è sopra una cacca di uccello. Aspetta, non farlo! Io voglio un bastone magico. Temo proprio che tu non capisca, il bastone è soltanto... Oh! Oh! Ehi, ma che cosa stai facendo? Sono qui per un bastone, e un bastone avrò! Non capisce il punto! Oh! 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 Basta, comincio a fare male! Ti prego, se ti fermi ora, sopravviverò! Cade! Non male! Hai potuto abbattermi? Ero qui a dispensare saggezza ai viaggiatori sin dall'inizio del tempo! Che noia! Un pochino, sì. Beh, ora potrai vedere il mondo e prendere la gente a bastonate. Beh, potrebbe essere un bel cambiamento. Sai, l'altro mio bastone parlava, ma mai a voce alta, solo nella mia testa. Tu potresti andare bene. Eri simpatico prima. Ma adesso sì. Mi sei simpatico anche tu. Fantastico, giochiamo a pallavolo. Solamente se giochiamo a petto nudo. L'avevo già pensato. Urrà! Gli unicorni. Oh, guai in vista. Ehi, Corvina, vuoi unirti al divertimento? Picchiare contro il freak non mi va. Ah, ma dai, provaci. Oh, è il nuovo episodio di Pretty Pretty Pegasus! Sì, gli unicorni suonano ad alto volume e rovinano lo zucchero filato. Sembra un problema molto grave. Wow! Ma l'amicizia risolve sempre tutto. Lo dicono anche nel cartone, trasmette un bel messaggio.
Che bello vedere un cartone dove i personaggi non risolvono i problemi con la violenza. Ti piace la TV? Ecco una replica dell'ultima mossa. Muglia! Come si abbassa il volume delle tue grida di dolore, eh? Non so che cosa dire per fare riferimento alla TV. Ne hai avute abbastanza? Sai cosa mi piace dei telecomandi, Robin? Se non ti piace il programma trasmesso, puoi cambiare canale. Dove ci ha mandati Control Freak col suo telecomando stavolta? Di sicuro è un posto bellissimo. Che ti succede, Corvina? Hai sbattuto la testa, piccola? Avete idea di dove siamo? Io lo so! Vi ho teletrasportato nel nuovo episodio di Pretty Pretty Pegasus! Grazie! Mille! Davvero! È un sogno che si avvera. Diventerà un incubo. Se non scoprirete come uscirne, rimarrete lì per sempre! Davvero? Per sempre? Sì, per sempre! Rimarrete bloccati con i Pegasusi! I Pegasi! Qual è il plurale di Pegasus? Granco, mezzo gregge, mezzo branco. Sei una loro fan sfegatata! Me ne vado! Che cosa state facendo? Noi stiamo cantando spontaneamente una canzone che riguarda l'amicizia! Dammi il ritmo! Yo, Robin vi dice una cosa perché l'amicizia è la cosa più bella che c'è! Forza ragazzi, cantate! Ho visto un tizio laggiù e divertiamoci, venite a casa mia! Siamo persone e abbiamo delle cose che sono belle, capito quello che sto dicendo? È stato davvero fantastico! No, no, no! Lo sentite? Non fa battute in rima! Le mie sono le più belle! Sei l'unico con battute stonate! Non vorrei dirlo, Ehi, ma forse non avremmo mai dovuto essere amici fin dall'inizio. Non dire più le falsità! Ha ragione Stella! Non abbiamo niente in comune! Allarme crimine! È Megablock! Potete mettere le vostre divergenze da parte per fermarlo insieme? Titans, go! State attenti, Titans! Megablock si sta girando nei dintorni! Beccato! Avete scovato Megablock? No, è il carretto degli snack! Oh, accidente! Devi provarli! Oh, sì! Ehi, tu, assaggia questi! Lasciate gli snack! Titans, go! Arriviamo! È troppo pochissimo! Non resistete! Dopo questi due... un attimo! Ragazzi, un aiutino! No! Dobbiamo per forza! Dovete assaggiare questo sandwich! Venite qui a spostare le macerie! Oh, caspita, è troppo faticoso e sono super stanco con tutto questo mangiare! Anch'io, amico! Io mi arrendo! Ehi, però quanto è bello sentirsi rilassati in questo momento! Ah, davvero molto bello! Aspettate, rimarrete seduti lì! Megablock sta andando via! Dite qualcosa! Abbiamo fatto nascere una nuova amicizia, fratello! Bibi, amico mio! Mi sei mancato davvero tanto! Ehi, ti va di metterlo al tappeto? Sai che lo voglio! Pizza! Amico mio! Non si obbligano le persone a diventare amiche. È vero! L'amicizia deve crearsi da sola, come i gas naturali! E sapete che abbiamo tanto gas naturale, no? Caspita! Silenziosa mandale! Riprendere a suonare! Esatto! Ma dal mio corno rotto usciranno solo degli strani suoni.
Fagiolina, vorresti dirgli qualcosa? Beh, non importa che il corno sia rotto, se suoni con il cuore, fai del tuo meglio e saremo orgogliosi di te in ogni caso. Ecco di cosa parlavo. Sta funzionando, ma non è abbastanza. Ci penso io. Ti voglio bene e ti stimo, Goblin gommoso. Che bello sentirselo dire! Tweet! Qua, qua, qua! Qua! Dormite! Come facciamo con questi strani uccellini che fanno tutti questi rumori? Voi due fate tutti questi rumori! Datti una calmata, svitato! Stiamo provando a dormire! Signor cavallo! Crescete! Mi hanno tenuto sveglio stanotte e ho dormito oltre l'orario. È tardi, sbrigatevi, Titans, alzatevi, forza, andiamo! Dovremmo tornare a letto. Forza, 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 pronti a partire. Bibi, conta i presenti. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo 5. Bene, siamo tutti. Che il viaggio abbia inizio, recuperiamo un po' di tempo. Il buongiorno a voi, amici Titans. E là, amici Titans. Cyborg, gli altri Titans se ne sono andati. Non si sono scordati di noi. Magari sono stati mangiati dai mostri. Mostri? Come potete vedere da questi grafici, la curva delle verdure è in crescita costante. Sì, Cyborg? Che sono quelle carotine viola? Quelle? Quelle sono rape. Oh, certo! E quelle lì, le carote a foglie verdi? Quella, beh, è lattuga. E le carote nodose marroni? Intendi le patate? Ragazzi, sapete, le verdure non sono solo carote. E queste appuntite arancioni? Quelle sono carote. Sono davvero confuso! Sono molte informazioni da elaborare, Bibi, ma le verdure non sono cibo disgustoso per conigli? Perché mangiare come un coniglio? Non sono un coniglio. È vero. E inoltre le verdure non hanno quel sapore squisito che di solito ha la carne. Non credete di doverle assaggiare prima? Per Robin, stufato di carote. Per Stella Rubia, broccoli. Per Corvina, falafel e hummus. E per Cyborg, tanti spinaci. Wow, che buono! Davvero buono! Pensavo sapessero di sporco. Non sanno di sporco! Verdure! Allerta crimine! Ragazzi, siete pronti per una vittoria ai vegetali? Oh no! Sono i Titans! Go! Grazie agli spinaci sono più forte che mai! Queste carote mi danno la super vista! Così tanta energia che non riesco a crederci! Mi sento... Mi sento felice come non mai.
per favore, guardate sotto le magliette. Wow, che cos'è? È la pancia da verdure. Ora controllate la fronte. Che cos'è? Miele? Esatto, mia cara! Avete addosso il sudore dolce delle verdure! Da questo momento in poi noi mangeremo soltanto le... verdure! Mi piace! Accidenti! Oh, accidenti! Che cosa possiamo fare? Robin ha detto che dobbiamo aumentare la nostra età. E dimostrare che siamo adulti. È ora di rendere orgoglioso il nostro amico estinto Robin proteggendo noi stessi e la torre dai mostri, diventando gli adulti. Chissà come si proteggono gli adulti dai mostri. Trappole esplosive! Esplosivi. Anguille.